Benvenuti su Espero Channel. In questo filmato avrete un assaggio di ciò che potete imparare durante un corso Espero. Oggi parliamo di Sculptris e scultura digitale. Dopo aver visto i controlli e i comandi per la scultura di un oggetto, possiamo vedere come combinare più oggetti tra di loro. Sculptris ha un modo molto semplice e diretto per combinare gli oggetti. Di default lavoriamo su un oggetto alla volta, ma noi possiamo aggiungere nuove sfere, piani, oppure caricare degli oggetti sia in formato OBJ sia in formato Sculptris. Vediamo il controllo generale dei più oggetti utilizzando la sfera di base di Sculptris. Clicchiamo su New Sphere, lui ci chiederà se fare una nuova scena o aggiungere l'oggetto. Noi sceglieremo di aggiungere l'oggetto. Questo ci permette di vedere i controlli che ci servono. Cliccando Add Object, avendo attiva la simmetria, lui utilizza le sfere come placeholder, cioè come posizionatore. Con un clic attiviamo la posizione. Noterete che sono cambiate un tot di cose. Per prima cosa sono cambiati i controlli che abbiamo qua. Abbiamo il grab attivo, abbiamo una funzione global e limits. Abbiamo una funzione scale che ci permette di scalare i nostri oggetti e vedete che abbiamo un oggetto in scuro, grigio, quindi l'oggetto originale che è mascherato e gli oggetti invece che sono manipolabili. Quindi con grab adesso io non tiro più la geometria ma li sto letteralmente spostando. Con rotate potrò ruotarli, essendo delle sfere non noto una grossa differenza. Notate come sempre attivo Global, stessa cosa con Scale, Global e i tre assi vincolati, e Grab. Se io disattivo Global, cosa succede? Torno alla modalità di disegno, quindi scultura. Quindi vedete che riappare il cerchio per la modalità di scultura che mi indica dove vado a prendere la mia geometria. Vado a modificare la mia forma, in modo che sia poi distinguibile rispetto a le operazioni che vado a fare. A questo punto, se riattivo Global, vedrete che con Grab non prendo più la geometria ma la sposto. Se vado a usare Scale la scalo, se vado a usare Rotate posso ruotare la mia geometria. Quindi attivando e disattivando Scale posso usare queste funzionalità per poter manipolare la geometria sia muovendo la parte che mi interessa sia scolpendola direttamente. Quindi con Global riattivo la rotazione, con Grab tolgo Global, allargo il pennello e posso restringere il tutto, riattivo Global e posso spostare gli elementi. Per passare da un gruppo di elementi a un altro basta un clic. Quindi adesso io vado con Global a muovere la mia sfera rispetto ai due elementi aggiunti. Diciamo che vado ad aggiungere degli altri elementi, sempre usando New Sphere, Add Object, aggiungo qua, scalo, mantengo gli assi uniti, altrimenti se non ho gli assi vincolati, vedete come le due sfere hanno una forma che viene scalata solo su un asse. Riattivo adesso gli assi in modo da poterli lavorare in contemporanea. Con Grab vado a spostare le mie sfere, con Rotate, togliendo il Global, voilà, torno sul mio Paint, ammorbidisco. Con il grab riposiziono la forma, quindi vedete come un clic lavoro su questa forma qua, un clic la maschera viene spostata e quindi lavoro su questa forma. Se per una qualunque ragione io volessi comunque spostare o manipolare la forma in parte, posso sempre mascherare anche manualmente con il control una parte di questa zona e quindi lavorare solo sulla parte che non è
mascherata. Quindi andiamo a disegnare e vedete come la maschera protegga la parte mascherata. Con un clic passo da una forma all'altra e poi posso scolpire. Con, come vediamo nelle scorciatoie, CTRL A posso disabilitare tutto. Con un clic poi posso tornare global, quindi riattivo la modalità di scelta delle parti. Quando passiamo in questa modalità in cui non c'è nulla di selezionato e quindi abbiamo la difficoltà nel cliccare sugli oggetti, basta usare la scorciatoia CTRL-D per selezionare tutto e a questo punto torniamo alla possibilità di manipolare e riposizionare i nostri oggetti. E quindi controllo totale. Questo vuol dire che noi possiamo creare forme anche molto complesse pur lavorando su un oggetto semplice alla volta, una parte alla volta, perché magari la forma che andiamo a costruire comincia a diventare troppo complessa e quindi rallentare il computer su cui stiamo lavorando. Il vantaggio di questo sistema è che ci permette di non solo creare più parti da utilizzare in altri pacchetti per avere maggior controllo, ma avere anche più elementi che noi possiamo poi magari texturizzare, costruire e scolpire in vari momenti e quindi ottimizzare tutto il flusso di lavoro. Non dimentichiamo che salvando nel formato di Sculptris abbiamo la possibilità di salvare il progetto, quindi vari elementi separati tra di loro, mentre se lo salviamo esportandolo in formato OBJ, per lui diventerà un'unica mesh, quindi tutto ciò diventerà un unico blocco. Non sarà più vincolabile da un elemento o dall'altro, quindi con queste tipologie di mascheratura automatica che ci aiutano con un semplice click. Quindi selezione diretta dei singoli pezzi. In questo modo noi abbiamo tutti i controlli per creare una scultura il più sofisticata, ma nel modo più semplice possibile. Ogni software si può usare in modo semplice ed efficace. Si tratta solo di sapere come, e noi siamo qua per aiutarvi ad imparare.